31 agosto 1997. Muore Lady Diana Spencer. La notizia del tragico incidente d'auto occorso nella notte sotto il ponte dell'Alma a Parigi fa il giro del mondo in pochi attimi. È avvenuto sotto gli occhi di decine di fotoreporter che da giorni non mollavano un istante la principessa del Galles e il suo accompagnatore Dodi Al-Fayed. Lady Di era e resta la VIP più immortalata, anche paragonandola alle celebrità di tutti i tempi. L'epilogo precoce della sua esistenza farà il resto, consegnandola definitivamente ai posteri come simbolo della costruzione in vita del passaggio dalla persona all'icona, dalla verità alla leggenda. Tra tante donne famose, Lady Diana piaceva e appassionava per la sua bellezza acqua e sapone e per il vago alone di ribellione caratteriale rispetto alle formali ingessature dell'etichetta di palazzo. Fu proprio lei, nei momenti più difficili del matrimonio con l'erede al trono, a scegliere di far ricorso agli organi di stampa per far tremare la monarchia britannica. Poi, ormai sciolta da rigidi dettami reali, decise di prestare la sua immagine per servire le più svariate cause umanitarie. Sul tempietto commemorativo in cui riposano le sue spoglie mortali si legge: "Nulla mi dà più felicità del tentare d'aiutare la gente vulnerabile", epigrafe che la consacrerà principessa del popolo anche per i tempi a venire.